grazie. Allora, io comincio proprio dalla domanda di sua, perché in effetti dal tipo, io l'interpretazione che voglio dare io è il Presidente del Consiglio, la massima figura istituzionale del Paese, e lo voglio considerare, lo voglio vedere non di parte, ma come rappresentante dell'intera popolazione di Caubonia. E secondo me l'errore che potremmo commettere è anche qui, perdonate, guarda, io ho assistito a decine di consigli comunali nel vuoto assoluto, senza un cittadino che non fosse quelli che io ironicamente chiamo a pagamento, perché sono quelli che vengono costantemente per un rapporto, per un rapporto magari di amicizia. C'è un'assemblea così numerosa, bisogna dare atto che è un momento importante e comunque di crescita per il Paese. Quindi io non mi preoccuperei chi promuove l'inizio, io vorrei che si facesse veramente un percorso che non debba servire, guardate, a togliere le castagne del fuoco a nessuno. La realtà è quella che è, e credo che siamo tutti quanti coscienti, perché non viviamo in un altro paese, viviamo in questo paese, e probabilmente la cosa più facile da fare è elencare le cose che non vanno. Ma questo è semplicissimo. Io credo che la bravura, la capacità starà nel trovare i sistemi per far sì che le cose cominciano ad andare bene, indipendentemente dalle responsabilità, perché poi se in fondo andiamo a fare un'analisi più spicciola, di responsabilità siamo tanti quelli che ce l'abbiamo, e non credo che nessuno si possa chiamare fuori da questo percorso. Se l'amministrazione, o meglio ancora la macchina amministrativa del paese, che è la cosa della quale maggiormente mi preoccupo, perché è sacrosanto, sono sacrosante le preoccupazioni di Sara, ma nascono queste proprio da un inceppamento che negli anni c'è stato dell'intero meccanismo amministrativo, che probabilmente sì è fatto da uomini, però è probabilmente fatto anche da difficoltà nel pensare a un percorso progettuale che poi la macchina doveva mettere in movimento. Ora, e usare solo toni dispregiativi nei confronti di questo non aiuterà nessuno, soprattutto si tolgono dalla mente che possa aiutare chi ha nella propria testa un'alternativa, chiunque sia, francamente al momento non ne vedo, perché sul terreno non mi pare che ci siano dei momenti, ma io proprio questi vorrei mettere in guardia, perché di fronte magari anche all'inesperienza c'è la convinzione che alcune cose si potranno fare con enorme facilità. E nel momento in cui poi ci si scontrerà con la realtà, che è molto amara, se non si è preparati a questo passaggio, sarà un ulteriore periodo di crisi per il nostro paese. Noi francamente, ho l'idea, personalmente ho l'idea che la macchina comunale sia ferma ai tempi di Vincenzino Cirillo. Perdonatemi se dico questo, perché molti di voi non lo conosceranno, era un funzionario della segreteria generale di quando io ho fatto la prima volta il sindaco nel 1989. Non mi pare che poi ci sia stata una grande evoluzione dall'epoca. Allora, l'importante, quello che noi dobbiamo, e deve essere lo sforzo comune, quello che è il mio pensiero al riguardo, non lo nascondo, l'ho sempre detto anche nel Consiglio Comunale, io non credo negli schieramenti contrapposti questa volta, assolutamente. Io credo che qui bisogna fare uno sforzo enorme per mettere insieme una macchina amministrativa che non esiste in questo momento. Io vi giuro, ed è l'unica cosa critica, e lo dico veramente con il cuore in mano, se una giunta delibera l'80% se l'80% dei suoi atti deliberativi sono costituzioni in giudizio, vuol dire che c'è uno scontro in questo momento tra il paese, la gente comune e la macchina comunale, che, della quale bisogna prendere assolutamente coscienza. Guai se noi non facessimo questo. E non sarà facile, per cui l'impegno che tutti quanti dovranno prendere,